primo festival cinematografico nazionale incentrato sull'amore in senso lato è sbarcato ad Arezzo alla Casa dell'Energia. Ospite d'eccezione in terra retina del Love Film Festival di Perugia, Federico Moccia con il suo nuovo film Non c'è campo. Mamma, non ti sento. Oh, ma non c'è più campo. Dani, pronto? Non funziona più la wifi. Raga, ma vi prende il telefono a voi? La pellicola racconta la vicenda di una scolaresca in gita che si ritrova senza wifi. Dopo il panico iniziale, adulti e ragazzi si riorganizzano. Allora, il titolo esatto è Non c'è campo, perché è proprio quello che sottolinea l'importanza di questo film, cioè il fatto che non ci sia campo, cioè che i telefonini non prendano. Mi ha fatto piacere raccontare in momenti diversi delle realtà. E questa volta è stata quella di come si vive senza telefonino, perché oggi come oggi tutti sono molto attaccati al telefonino, tutti chattano, tutti controllano i profili, tutti controllano quanti like hanno preso, tutti fanno il selfie di ciò che, o di se stessi, oppure fanno una fotografia di ciò che mangiano, perché addirittura pensano che la gente sia interessata a quel particolare piatto. Io credo che sia una realtà molto interessante da considerare, da valutare, sulla quale riflettere, e per questo ho fatto un film che devo dire è piaciuto moltissimo. Chi l'ha detto che non c'è campo? Io voglio stare con qualcuno che mi faccia sentire importante, unica. Come un filo teso impaziente, prende, vuole, ma non ama mai giocare.